messaggio di condivisione della loro sofferenza, della loro precarietà. Siamo all'interno di un peschereccio, probabilmente egiziano, sequestrato più di un anno fa e abbandonato qui al porto di Lampedusa. Non sappiamo quanti migranti erano a bordo, ma dalle dimensioni della barca direi parecchi. Possiamo vedere le tante scritte in arabo. Muhammad. Mentre sull'isola continuano gli sbarchi cosiddetti fantasma, oltre 200 persone nelle ultime settimane, la Sea-Watch 3 è ancora ferma, a circa 15 miglia da qui, con a bordo 42 migranti. Queste 42 persone stanno come chi è intrappolato su una nave da 12 giorni a friggere tutto il giorno sotto il sole sul ponte della nave, dormire per terra all'aperto la notte, mangiare quello che riusciamo a preparare. Alcuni di loro cominciano a darci degli out-out, degli ultimatum, a minacciare di buttarsi in acqua, insomma una situazione assolutamente assurda. Fortemente critici della situazione Sea-Watch anche il parroco di Lampedusa e un gruppo di sostenitori della ONG che da una settimana dormono fuori dalla chiesa dell'isola come segno di solidarietà. Il messaggio che volete mandare? Un messaggio di solidarietà principalmente ai migranti che si trovano sulla Sea-Watch a 15 miglia da Lampedusa, messaggio di condivisione della loro sofferenza, della loro precarietà, volendo anche noi per qualche tempo, per qualche ora sentirci vicini a loro, provando la stessa precarietà, dormendo sulla piazza, così come loro dormono sul pavimento della nave, avvolti dalle stesse coperte termiche. Questa mi sembra non una protesta, mi sembra una manifestazione di umanità più che legittima di fronte a una disumanità assoluta. Senta, immagino che probabilmente conosciate i contenuti del decreto sicurezza bis in merito al vostro lavoro. Non sarebbe stato meglio puntare per la Francia o la Spagna? Il decreto sicurezza bis è innanzitutto una misura che non ha i requisiti di necessità e urgenza che un decreto dovrebbe avere. Stravolge quello che è il diritto del mare, ma non cambia un punto molto fermo, e cioè quello per cui chiunque si trovi in difficoltà in mare vada soccorso e portato al più presto in un posto sicuro e ragionevolmente il più vicino. Quindi per questo motivo Francia e Spagna non costituiscono delle opzioni viabili, sì per una ricollocazione, ma non per uno